Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Giorno, un telegiornale che apriamo con una notizia di cronaca di queste ultimissime ore. La macchina dei soccorsi si è messa in moto in Oltre Po Pavese per trovare un uomo della provincia di Trento disperso tra le colline. Andiamo a collegarci proprio sul posto con il nostro Ermanno Bidone. Ermanno, vediamo alle tue spalle i mezzi di soccorso che si stanno dando veramente da fare in queste ultimissime ore, in questa mattinata, per trovare quest'uomo, un 47enne originario della provincia di Trento. Raccontaci che cosa sta accadendo. Sì Mario, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi, siamo qui alla frazione Carmine di Ruino, qui proprio dove è stata allestita l'unità di crisi per le ricerche di questa persona, un 47enne residente a Caldes, provincia di Trento. Si chiama Stefano Rizzi. La sua auto è stata ritrovata nel weekend nel centro storico di Ruino, qui a poche centinaia di metri. Qualcuno ha dato l'allarme e appunto è stata identificata la sua auto, e risultava appunto la persona scomparsa dal weekend, da sabato per la precisione. L'allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto però soltanto nella serata di ieri sera, perché appunto è stato diramato questo allarme. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco, protezione civile, Croce Rossa, Soccorso Alpino e anche i carabinieri. In particolare i vigili del fuoco proprio poco fa hanno fatto alzare in volo i droni per la ricerca in queste zone impervie che appunto sono da perlustrare per capire dove possa essere appunto questa persona scomparsa. C'è un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco e proprio in questi istanti si stanno formando le squadre di ricerca, che appunto si divideranno per perlustrare questo territorio anche in base alle ai risultati che daranno le verifiche con i droni. E anche sono presenti le unità cinofile. La macchina dei soccorsi è davvero, come dicevi, imponente. Chiaramente al momento non ci sono particolari novità, appunto si sta cercando questa persona, lo ripetiamo, un 47enne residente in provincia di Trento. Vi daremo ovviamente maggiori informazioni nel corso della prossima edizione, dell'edizione serale, appunto sperando di poter dare notizie positive in merito a queste ricerche. A te la linea. Grazie Ermanno, ti invito a restare collegato per eventuali altri aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Noi torniamo adesso però anche sui temi dell'emergenza sanitaria. Non ci sono buone notizie, perché anche i contagi all'interno delle scuole milanesi tornano a risalire. Benedetta Maffioli in collegamento da Milano. Benedetta, ci ha raccontato nelle scorse settimane come questo dato si fosse stabilizzato in maniera positiva. È un nuovo allarme anche sull'aumento dei contagi a scuola. Sì, buongiorno Mario, esatto, come dicevi, cresce anche nell'ultima settimana il numero di alunni tra le classi del milanese e dell'odigiano che sono positivi al Covid. Infatti nella settimana che va dal 25 al 31 ottobre, l'ultima presa in esame, le segnalazioni arrivate alla ATS metropolitane sono addirittura 220 rispetto alle 188 della settimana tra il 18 e il 24, ai 142 di quella precedente e ai 130 di quella ancora prima. Quindi diciamo che si conferma un graduale ma costante aumento dei casi positivi nelle scuole. Un andamento quindi dei contagi che appunto sta aumentando di settimana e settimana. Comunque sono 220 le nuove segnalazioni, come dicevamo, di queste 177 sono alunni e 43 sono operatori. Per quanto riguarda le fasce d'età, si conferma anche un altro trend, ovvero che i maggiori contagi si verificano alle classi elementari, dove naturalmente ci sono
alunni che non sono vaccinati, perché appunto il vaccino si può fare dai 12 anni in su. E infatti sono saliti gli alunni positivi nelle scuole elementari a 105 ed erano invece 83 la settimana prima. Tra le altre fasce di età invece sono 8 i contagi al nido, 24 alla materna, 44 alle medie e 39 alle superiori. Crescono anche gli isolamenti e le quarantene. Infatti dal 25 al 31 ottobre il numero delle classi isolate sale infatti a 131, erano 108 nel periodo precedente, 82 quello prima e 62 quello ancora prima. E anche per quanto riguarda le quarantene si conferma il trend che dicevamo prima per quanto riguarda invece i contagi, ovvero che ci sono più quarantene nelle classi appunto che coinvolgono le elementari, che fatti sono 57 classi rispetto alle 46 della settimana scorsa. Sono invece 19 le classi in isolamento tra nido e materna, 32 alle medie e 23 alle superiori. In tutto cresce anche il numero degli studenti e degli operatori isolati, che sale a 3.102, 3.037 alunni e 65 operatori, erano invece 2.493 la settimana prima. Un altro trend che conferma il fatto che appunto ci sono più contagi nella scuola elementare è il fatto dell'incidenza, un'incidenza che vede la fascia dai 6 ai 10 anni come quella maggiormente colpita e a seguire la fascia degli 11-13 anni. Le altre classi invece mostrano un trend che rimane stabile. Ti ridò la linea, Mario. Grazie Benedetta, torno a breve da te perché in primo piano c'è anche il tema dei cortei, dei no Green Pass. Adesso però, sempre sui temi sanitari, ci spostiamo in provincia di Pavia dove l'allarme, almeno a Vigevano, riguarda la situazione della scuola infermieri che già in passato aveva rischiato di sparire. Allora in consiglio comunale ad incalzare la maggioranza è il Partito Democratico. Sentiamo. È il momento di muoversi per tutelare il corso di laurea in scienze infermieristiche a Vigevano, lo suggerisce il Partito Democratico che ha depositato un'interrogazione da discutere nel Consiglio Comunale in programma la prossima settimana. La scuola infermieri presso l'ospedale cittadino, che nel 2020 aveva rischiato di sparire, si è ritrovata nel 2021 con i posti dimezzati da 50 a 25. Ne era seguita una mobilitazione che aveva portato il Consiglio Comunale a votare all'unanimità in estate una mozione in difesa di un corso di laurea fondamentale per fornire al territorio Osservatorio di professionisti, per il quale la richiesta è sempre molto alta. Il PD chiede cosa, dopo quel voto, abbia fatto il sindaco per far sì che i posti disponibili a Vigevano per gli aspiranti infermieri tornino ad aumentare. Nel documento firmato dai consiglieri Bertucci, Spissu, Corsico Piccolini e Sant'Agostino, inoltre, si fa notare che nel mese di gennaio è prassi che la regione avvii gli incontri per determinare la programmazione dei posti da assegnare a ciascuna sede e si chiede se si intenda organizzare un tavolo tecnico con rappresentanti dell'Università di Pavia, di ASST e degli amministratori locali della Lomellina. Dal PD infine chiedono conferma del fatto che gli studenti che si iscriveranno a questo corso di laurea presso la sede di Vigevano possano avere delle agevolazioni comunali, così come era previsto dalla mozione approvata in estate. Ritorno da Benedetta Maffioli perché, come anticipavamo poco fa, Benedetta, c'è il problema dei contagi nelle scuole e poi c'è anche la questione relativa ai cortei dei no Green Pass del weekend. Sarà un weekend piuttosto caldo, una mediazione in corso con la prefettura per quel che riguarda il transito nelle vie del centro. Che cosa sta accadendo? Sì, esatto, Mario. Appelli, richiami e petizioni da parte delle istituzioni e dei commercianti non sono serviti a bloccare i cortei no Green Pass che ormai bloccano il sabato e il centro. Infatti, anche per il prossimo sabato, il 6 ottobre, è previsto il 16, 6 novembre, scusate, è previsto il 16esimo corteo no Green Pass che paralizzerà le vie del centro e quindi le attività commerciali. Lo hanno proprio annunciato gli stessi manifestanti e due portavoce del comitato No Green Pass di Milano hanno infatti inviato in questura una lettera con il percorso che vorrebbero compiere, un percorso diciamo che verrà giudicato inaccettabile dalle forze dell'ordine perché tocca alcuni punti sensibili come la regione, la stazione centrale e la camera del lavoro. Infatti i No Green Pass vorrebbero iniziare come al solito la manifestazione in Piazza Fontana, passare poi dal Duomo, via Mazzini, Missori e in via Pantano,
dove c'è appunto la sede di Assolombarda, poi davanti all'Università Statale, tornare su Via Larga, Largo Augusto e sfilare davanti alla Camera del Lavoro di Corso di Porta Vittoria, poi Via Le Maino, Corso Buenos Aires, Via Vitruvio, Via Galbani e chiudere davanti alla sede di Regione Lombardia. Un percorso dunque che sembra fatto apposta per farsi dire di no dalle forze dell'ordine, quindi poi accusare proprio le forze dell'ordine, chi dovrebbe controllare l'ordine pubblico, di aver creato disagi non autorizzando la manifestazione. Nel centro del mirino, comunque, dei No Green Pass c'è anche Confcommercio che negli scorsi giorni ha avviato una petizione, una raccolta firme per appunto chiedere che queste manifestazioni che bloccano le attività commerciali vengano fermate, e petizione che in 3 giorni ha già raccolto quasi 3.000 firme. E anche nel centro del mirino c'è il sindaco di Milano, Beppe Sala, che negli scorsi giorni sempre era già stato minacciato sui canali Telegram dei No Green Pass e che oggi ha commentato il dialogo che prima dicevi, che c'è in prefettura, tra appunto la prefettura e i manifestanti che hanno chiesto questo percorso di manifestazione. Appunto si sta cercando una linea per trovare un accordo tra i manifestanti che hanno il diritto di manifestare e anche i commercianti che vogliono rimanere aperti e tutte le attività commerciali che non vogliono chiudere per l'ennesimo sabato di fila. Si cercherà il dialogo, il sindaco stesso ha detto che ci sta provando, anche se non si sa come andrà a finire, perché magari la maggioranza anche vuole riuscire a rispettare l'accordo, ma poi ci sono delle frange minoritarie che invece l'accordo non lo rispettano e quindi sapremo solo nei prossimi giorni come andrà a finire. Naturalmente vi riporteremo tutte le notizie nei nostri telegiornali. Ti ridò la linea, Mario. Grazie Benedetta, sì, vi aggiorneremo ovviamente anche in vista di questo weekend. Torniamo ai temi del Consiglio Comunale di Vigevano, non solo la scuola per gli infermieri, si è parlato anche di ambiente, un tema centrale per la Lomellina, ma non è passata la possibilità di controlli preventivi da parte di ARPA, l'Agenzia Regionale proprio per l'ambiente. Sentiamo. Il comune di Vigevano non farà convenzioni con ARPA per controlli preventivi periodici sull'ambiente. Non passa in consiglio comunale la proposta presentata dal Movimento 5 Stelle per evitare altri casi come la Hairedy Bertè di Mortara, rimasta per 6 anni e senza la visita dei tecnici dell'Agenzia per l'Ambiente fino all'incendio del 2017. La consigliera Silvia Baldina, nella sua mozione, indicava controlli alle falde acquifere per monitorare eventuali contaminazioni causate dall'utilizzo di fanghi o prodotti chimici in agricoltura, un potenziamento dei dispositivi per l'analisi dell'aria con più centraline e più parametri rilevati rispetto a quelli attuali e una sorveglianza sulle specie esotiche invasive come la popiglia japonica. Il costo stimato per il comune era fra i 5 e i 10.000 euro annui. La scorsa settimana il sindaco leghista di Mortara, Marco Facchinotti, si era sbilanciato in consiglio comunale mostrando apertura a seguito dell'annuncio da parte dell'opposizione della prossima presentazione di una proposta simile anche nella città dell'Oca. La maggioranza vigevanese di centrodestra ha invece bocciato in blocco la proposta. ARPA esce solo su segnalazione di criticità e non abbiamo elementi per chiedere di eseguire questo tipo di controlli, ha affermato l'assessore all'ambiente Daniele Semplici, annunciando che la Giunta presenterà a breve un nuovo piano di politiche ambientali. Sono sconvolta dalle parole dell'assessore Semplici, ha commentato dal Movimento 5 Stelle Silvia Baldina. Sappiamo che l'inquinamento c'è, ma non abbiamo nemmeno le centraline per misurare gli inquinanti, servono controlli strutturati e periodici. Era una proposta concreta e con costi irrisori. Ha aggiunto Luca Mazzola del Polo Laico: in territorio ha problemi, i controlli sono un'arma per risolverli. La proposta ha ottenuto i voti di tutta l'opposizione, mentre la maggioranza è stata compatta nel manifestare contrarietà. Torno a collegarmi anche con Armando Bidone, non mi sembra ci siano ulteriori aggiornamenti per quel che riguarda il disperso, ricordiamolo, 47enne di origini trentine a Ruino, però volevo coinvolgerti, Armando, anche sui temi sanitari, perché c'è un altro allarme, quello del precariato che sta insomma scuotendo un po' il comparto, una serie di lavoratori che vanno stabilizzati, questo è un appello lanciato proprio in queste ore. Te la linea. Sì, Mario, più che un allarme è un appello che è stato lanciato dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nelle scorse ore, in particolare al Consiglio dei Ministri, che nei giorni scorsi ha approvato appunto una legge di bilancio che permette
in base alle norme, insomma, indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di stabilizzare i precari assunti durante l'emergenza sanitaria, che sono davvero un piccolo esercito. Si parla di circa 66.000 operatori sanitari in Italia, di cui 54.000 potrebbero essere stabilizzati. In Lombardia, pensate, sono 12.680 gli operatori sanitari reclutati nel corso, a partire dall'inizio dell'emergenza Covid, di cui 1.000 i precari sono ancora 8.955, quasi 9.000, tra questi 1.785 medici, 3.711 infermieri e 3.459 diciamo, operatori sanitari di altro tipo. Insomma, davvero un piccolo esercito di operatori sanitari reclutati nel corso dell'emergenza sanitaria, che oggi, in base alla legge di bilancio, potrebbero essere stabilizzati e quindi, diciamo, assunti a tempo indeterminato, e contribuire così a rafforzare gli organici che, lo sappiamo, lo ha mostrato anche la pandemia, erano spesso e volentieri sottodimensionati rispetto alle reali esigenze del territorio, e che quindi, appunto, si registra questo appello della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Ospedaliere, che è stato appoggiato peraltro da tutti gli ordini professionali, diciamo così, della categoria sanitaria. Quindi, insomma, sarebbe davvero importante, sostengono appunto gli operatori sanitari, che avvenisse questa stabilizzazione. È davvero un piccolo esercito, l'abbiamo detto, quasi 13.000 persone soltanto in Lombardia. A te la linea. Grazie, grazie Ermanno. Noi andiamo anche sui temi della politica, del Consiglio regionale. Al Pirellone è passata la mozione per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova, il tutto però senza il voto della maggioranza di centrodestra. È passata in Consiglio regionale con 25 voti a favore solo dell'opposizione, 40 consiglieri di centrodestra non hanno infatti partecipato alla votazione, la mozione del Partito Democratico sul divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Fascista e sullo scioglimento di Forza Nuova, presentata in aula dopo l'attacco alla sede romana della CGIL nel corso della manifestazione No Green Pass del 9 ottobre scorso. La mozione impegna così la Giunta di attivarsi presso il governo nazionale affinché si proceda allo scioglimento di Forza Nuova e sostiene la necessità di modifica dello statuto regionale per stabilire che in Lombardia è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, di genere, nazionale o religiosi. Un dibattito, quello che c'è stato in Consiglio regionale, che non ci ha soddisfatti, perché il centrodestra non ha preso le distanze in maniera netta e chiara da tutto ciò che ha a che fare con la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Però devo dire che l'approvazione, seppure in maniera risicata e con qualche mal di pancia nel centrodestra, di questa mozione, che appunto impegna il Presidente della Regione ad agire presso il Governo perché si adotti quanto la legge Scelba prevede, cioè il possibile scioglimento di movimenti che si ispirano esplicitamente al fascismo e mettono in atto violenze e atti squadristi, è il caso di quello che accaduto a Roma con Forza Nuova, beh, questo è un punto significativo che fa sì che anche l'aula del Consiglio regionale della Lombardia si pronunci per mantenere alta l'attenzione su qualsiasi forma che possa farci tornare a pessime, sciagurate, da cancellare pagine della nostra storia. 40 invece i consiglieri di centrodestra che non hanno partecipato al voto, anche se sono rimasti in aula garantendo così il numero legale, e due invece quelli che hanno votato contro. La storia repubblicana italiana, la democrazia italiana ha dimostrato di avere necessari anticorpi in tutti questi decenni contro ogni forma di ricostituzione del partito fascista. Noi ci siamo astenuti alla mozione presentata dal Partito Democratico, così come in analoga posizione abbiamo tenuto sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. Non crediamo corretto che sia una forza politica a chiedere lo scioglimento di un'altra forza politica, ma debba essere la magistratura ad applicare eventualmente quello che è il dettato costituzionale.
Polemiche politiche invece a livello comunale per quel che riguarda il nuovo progetto di San Siro, e questo nonostante il parziale accordo arrivato tra i club e il sindaco Sala. Sentiamo. L'accelerata impressa dal comune e dalle squadre per il nuovo stadio, con l'accordo su una riduzione delle volumetrie nell'area intorno al futuro impianto, riaccende inevitabilmente le proteste di chi, per un motivo o per l'altro, non vuole vedere abbattuto il Meazza. Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia, parla di una pagina triste per la città di Milano e per il calcio italiano, sottolineando che ci si poteva limitare a ristrutturare il Meazza. Demolirlo, per l'azzurro, sarebbe un vero abominio. Di avviso opposto il suo collega di partito e capogruppo in aula, Alessandro De Chirico, che vede nel progetto un'opportunità irrinunciabile, viste le risorse che i club metterebbero sul tavolo, 1,2 miliardi di euro, di cui una quota, ancora da calcolare, dovrebbe ricadere sul quartiere di San Siro, una delle aree di case popolari più densamente abitate di Milano. Ma il derby tra favorevoli e contrari si gioca anche nella maggioranza di Palazzo Marino. Buona parte dello schieramento di centrosinistra è al fianco della giunta di Beppe Sala, ma qualcuno storce comunque il naso. Tra le fila del Partito Democratico, il consigliere Alessandro Giungi evidenzia tra gli aspetti critici l'impatto ambientale, il destino del Meazza e il costo dei biglietti per i tifosi. E mantiene la sua contrarietà anche il consigliere di Europa Verde Carlo Monguzzi, che sottolinea come non si possa parlare di un aumento del verde nell'area e di una minor cementificazione dal momento che si è tornati all'indice di edificabilità concesso con il PGT. Di fatto, afferma Monguzzi, un ritorno alla normalità. E dunque nulla per cui festeggiare. Il prossimo tassello fondamentale per il nuovo stadio sarà la delibera da parte del comune del pubblico interesse delle opere, un passaggio che lo stesso sindaco Sala ha detto potrebbe arrivare in tempi rapidi, anche se probabilmente non si concretizzerà già nella prossima riunione di giunta. Intanto, che si vada avanti o meno sulla partita, ancora non si sa quale sarà il progetto vincitore del concorso indetto dalle squadre, anche se la cattedrale di Populus sembra aver acquisito un vantaggio sugli anelli dello studio Manica Sportium, che nelle scorse ore ha pubblicato una lettera aperta in cui sottolinea come il progetto non sia solo la realizzazione di uno stadio bello e efficiente, ma voglia essere una parte importante di una rigenerazione urbana sostenibile che coinvolga il quartiere e l'intera città. Oggi 4 novembre è la giornata dell'Unità Nazionale con la celebrazione delle forze armate. Vediamo la manifestazione di Magenta. 4 novembre, fine della Prima Guerra Mondiale e festa delle Forze Armate, una ricorrenza che a Magenta, città della battaglia del 1859, non può che assumere un valore risorgimentale. Il 4 novembre è la giornata dell'Unità Nazionale, istituita nel 1919, è l'unica ricorrenza nazionale che abbia attraversato indenne decenni di storia italiana. È la giornata delle Forze Armate, poiché quei giorni del 1918 vennero dedicati alle onoranze funebri per tutti i soldati morti in guerra. Quest'anno assume anche un ruolo particolare, perché coincide con la solenne sepoltura nel 1921 del Milite Ignoto all'Altare della Patria a Roma, ben 100 anni or sono. Questa sera il nostro concerto si svolgerà in un modo diverso dall'abituale, con spezzoni di filmati video che racconteranno la storia del Milite Ignoto, intervallati da brani musicali concentrati nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Iniziamo pertanto il nostro percorso verso l'altare della patria. La fine di una guerra, quella del 15-18, che completa l'unità d'Italia grazie agli eroi che passo dopo passo hanno unito e difeso la nazione. Il prossimo brano ci riporta col 20 settembre 1870, una delle giornate più epiche e storiche dei fatti di mano. Ma non solo. L'episodio costò la scomunica di Papa Pio IX anche ai bersaglieri per aver innalzato in quel frangente il tricolore sulla città eterna. L'episodio fu talmente importante che l'anniversario del 20 settembre è stata festività nazionale fino al 1930, quando fu abolito a seguito della firma dei patti lateranensi. Nel suo primo verso racchiude tutto l'orgoglio che il cappello piumato rappresenta nel bersaglieri. Scritto da Emilio Bosi e musicato dal sergente maggiore Abele Gessi, ricordando inoltre che il brano è letteralmente un inno e non una marcia, ascolteremo Alla fronte il cappello piumato.
Andiamo sul web adesso per una notizia di cronaca dell'ultima ora riportata dalla pagina di Ansa Lombardia: una rapina e sequestro in un laboratorio orafo a Milano, un assalto da parte di 5 rapinatori, per fortuna nessun ferito, la zona è quella di Lambrate, si sono introdotti alle 8, 2 ore di minacce con pistole e hanno portato via materiale prezioso per un valore stimato in 1 milione di euro. Anche su questa notizia torneremo nelle prossime edizioni, era la nostra ultima notizia, il nostro ultimo aggiornamento, l'informazione della nostra emittente ritorna dalle 19 con l'edizione Milano.